Ma adesso le seconde arrivano. Lo scudetto, un sogno più possibile adesso. Un sogno nostro adesso è andare a Cagliari e vincere a Cagliari. Una partita difficilissima, dobbiamo pensare nel Cagliari, dobbiamo pensare a noi e quello che accadrà alla fine, speriamo che sia meglio per noi. Per te la stagione è cambiata in questa seconda fase, stai trovando adesso continuità e soprattutto un grandissimo livello anche personale. Sì, mi sono sempre tenuto pronto, sempre allenato al massimo, perché il calcio cambia di un momento all'altro, sempre è stato così. E accadono anche nei mondiali, i giocatori che saltano per una caduta, un infortunio, come è successo con il Brasile alcuni mondiali fa, Emerson era il capitano, ha avuto un infortunio nella spalla e ha perso il mondiale, è entrato un altro e è riuscito a vincere con il Brasile. Questo vuol dire che ogni anno, ogni giorno si ripete tante novità, che devi stare sempre preparato e sempre pronto, perché quando la tua opportunità appare devi stare bene. Io sempre mi sono preparato e non ho mai parlato fuori campo, perché non sono uno che piace chiacchierare, a me piace il risultato dentro al campo e penso che questo sta accadendo in questo momento. Sono contento per me e sono contento per le squadre che stanno andando a un alto livello. Cosa c'era nella tua esultanza? Abbiamo visto, eri impazzito di gioia insieme alla curva sud. A voglia di andare lì per questi tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Era il minimo che potevo fare, andare lì e retribuire quello che mi hanno dato tutti questi anni, che mi danno ogni volta che entro dentro il campo. Sia all'Olimpico sia in trasferta, la Roma porta tantissimi tifosi e questo per noi è una fortuna, perché giochiamo fuori casa ma non sembra, perché i nostri tifosi stanno dappertutto. Il rinnovo del contratto? Sta parlando il mio procuratore con la società, io cerco di fare il mio dentro il campo e poi quello che succederà spero che sia il meglio per me, però ripeto, ho fatto altre interviste, ho detto in altre interviste, non voglio essere un peso per la società, se sia da volontà della società che cadere manga, sarò l'uomo più felice al mondo, continuerò a lottare come ho sempre fatto. Quante possibilità Grazie. Ci sono che resti a Roma? Non so, da mia parte 100, però non dipende.